Ma che dici? Benvenuti nel canale di Lord Demonet. Oggi vedremo come fare le seghe coi piedini anime. Benvenuti nel canale di Lord Demonet. Ho visto il video di Creepy in cui valuta i mega Pokémon in base alle Nuzlocke e in base ad Hardcore Nuzlocke. Allora ho detto, ma perché invece non fare una tier list parallela in cui invece si possono valutare, però non riferiti alle Nuzlocke, ma al content più hard che è presente nei loro giochi d'origine, quindi in base all'albero lotta. Ovviamente teniamo conto lotta multipla, ovviamente super lotta multipla, super lotta in singolo, super lotta in doppio. Quindi viene una tier un po' generica, specificherò pian piano dove voglio inserire la roba. Allora, partiamo con Mega Bomasnow. Ma sono in ordine alfabetico? A Bomasnow, Absol, Aerodactyl. Sì, sono in ordine alfabetico. Divertente. Allora, come Creepy ho una tier list ban, perché chiaramente Mewtwo, X, Y e Rayquaza, dove cazzo è Rayquaza? E Rayquaza non si possono giocare perché i Uber sono bannati, anche di Ensi non si può giocare. Gli Uber sono bannati dall'albero, quindi, cioè non gli Uber, i leggendari, perché chiaramente qua ci sono Pokémon Uber che però possiamo utilizzare. E vi direi che non c'è nient'altro. Allora, Abomasnow. Abomasnow chiaramente è un Pokémon che dà il meglio di sé in doppio, in albero lotta. È un Pokémon che dà il meglio di sé in Trick Room per i suoi 30 di velocità. E dà il meglio di sé sparando Bore. Bora sotto Trick Room, doppio target e via. Ovviamente ha bisogno di un setup molto pesante, perché vuol dire lui si setta sicuramente la heal da solo. Ha bisogno di qualcuno che gli setta Trick Room. Ok, non è così pesante. Lui è un Pokémon che alla fine però funziona da solo, non ha bisogno di una core heal. Quindi che so... Ma in realtà tutti i Pokémon che settano la Yale non hanno bisogno di core. Guardate a Ninetales di Alola. Si setta lo schermo, c'è la Yale in campo. Sti cazzi, danni dimezzati. Quindi ritornando... non sono dimezzati, però poco ci manca. Ritornando ad Abomasnow. Giocabile in Trick Room, quindi avete bisogno di una lead Trick Room. Lui entra, ha molto attacco speciale, molto resistente, spara una bora dietro l'altra, non può essere congelato, però... soffre ovviamente quello che è il suo typing. Il suo typing è una schifezza. Erba ghiaccio difensivamente è terribile. Il punto è che offensivamente tira giù le madonne sto coso qua. Quindi secondo me non è proprio toppissimo. Per adesso lo metto in A, però potrei sempre cambiarlo. Absol. Allora, Absol molto veloce, molto attacco, ha danza spada ma molto fragile, ha una sola stab. Molto difficile da far workare. Cioè ha un potenziale offensivo della madonna. Il problema dell'albero lotta è che voi non potete considerare, che so, come nel caso di Absol, di tirare solo mosse buio. E senza mosse buio Absol fa totalmente schifo. Io sì, è un 150 d'attacco, ripeto, è tantissimo. Però Absol io ve lo metto in C. Penso che sia abbastanza una niche. Potrei pensare di alzarlo in B, qualora in C ci mettessi della roba troppo scarsa. Allora, Aerodactyl. Aerodactyl, abbiamo un altro Pokémon molto molto veloce, con molto attacco. Il problema di Aerodactyl è che è di tipo roccia. Cosa vuol dire è di tipo roccia? Vuol dire che fallisce un colpo sì e l'altro pure. E noi in albero lotta vogliamo la precisione, vogliamo che ogni nostro colpo vada a segno, non vogliamo basare le nostre lotte sull'ax. Quindi anche nel caso di Aerodactyl secondo me è una solida C. Non... ovviamente poi tutti i mega Pokémon in realtà sono forti, però ce ne sono alcuni chiaramente più forti degli altri. Allora, stiamo parlando adesso di uno dei miei Pokémon preferiti, Mega Aggron. E a me piange proprio il cuore doverlo mettere tra i Pokémon di merda, ma secondo me Aggron è veramente unplayable. Ok, Ivyslam fa tanto danno, ma questo Pokémon non ha recovery. Non ha difesa speciale, è abbastanza passivo, perde il suo tipo roccia, che in realtà è un buff ma un nerf, nel senso che perdiamo una stab. Ragazzi, io Aggron ve lo
faccio capitolare in D, eppure è uno dei miei Pokémon preferiti veramente. Sarà tipo al quarto posto dopo Golisopod, Slitherwing e... Che altro c'è nella mia lista? Forse al terzo posto direttamente Megagron. Sì, dai, probabilmente sì. Alakazam! Alakazam! Ragazzi, contro ogni aspettativa, secondo me Alakazam si merita la TRS. Perché molto fragile, ma ha una sola stab. È tra S e A, sicuramente è meglio di Abomasnow. È tra S e A, ripeto, molto fragile, però un botto d'attacco speciale, ragazzi, sto coso a 170. Traccia copia l'abilità, 150 speed e lotta in doppio, campo psichico. Sto Pokémon sotto campo psichico distrugge qualsiasi cosa. Ora, mi sembra che non esistesse Expanding Force. Chiaramente fosse esistita, Alakazam si schizzava in TRS. Però, cioè, con Tapu Lele, sto Pokémon qua vi vince la lead. Boh, S o A? Per ora in A, poi vediamo un attimo. Ragazzi, vi giuro, Alakazam, Tapu Lele. Magari anche Drifblim, o meglio, Drifblim Lele. Drifblim attiva il suo psicoseme. Tapu Lele ovviamente salta al campo. Drifblim velocità doppia. Tailwind. Muore qualcuno dei due. Entra Alakazam, Modest. Pam, Psychico, Psychoshock. Qualsiasi cosa muore. Ovviamente è un po' ridondante perché comunque già Tapu Lele potrebbe essere giocato con la mossa Z in albero lotta. Però capite che ha un potenziale della Madonna. Questo lo sto valutando ovviamente nell'albero lotta, quindi Gen 6, Gen 7 non lo sto valutando in ottica invece Torre Lotta, Horas o XY. Horas XY fa molto più cagare perché non ha il campo psichico a sua disposizione, in quanto è esclusiva di Tapu Lele in quella gen lì. Però lo stiamo valutando in albero lotta, quindi sta in alto per questo. Allora, Mega Altaria. Mega Altaria è un Pokémon sicuramente da singolo. Dragon Dance, Earthquake, poi a Pixielate, quindi ha modo di sfruttare mosse tipo Body Slam per paralizzare, Return, Slash, Frustration. Qui la stab folletto fa una madonna di danni, ha Trespolo per recuperare vita, quindi può essere sicuramente utile per questo. Ha un typing, l'ho già detto che ha un typing della madonna. Drago Folletto comunque ha un typing della madonna. La Stab Drago chiaramente non ci serve a niente perché è super efficace solo contro Drago. E per i Pokémon Drago abbiamo la mossa Folletto che è infinitamente meglio perché è super efficace su Lotta, super efficace su Buio. E poi vabbè, non abbiamo modo di toccare Skarmory. Skarmory è un problema per questo Pokémon qua. Comunque siamo secondo me sulla Tier B. Sulla Tier B perché nonostante tutti questi pregi, ragazzi, comunque un Altaria. E comunque va in contrapposizione con un casino di altri Pokémon. Cioè lo slot Mega voi lo volete sfruttare bene. E Altaria, sì, è carino, però niente rispetto al signorino qua giù. Allora, Ampharos. Stiamo parlando di un Pokémon di nuovo con un altissimo attacco speciale. Ma ragazzi, le Mega Evoluzioni hanno praticamente tutte statistiche fuori di testa. Perché ha un boost, pensate, di 100 su... Cioè, sulle statistiche in generale, e poi un boost eventualmente al typing e all'abilità. Ampharos tiene Mold Breaker, quindi vuol dire che non ci si può mettere davanti un Pokémon con Volt Absorb o un Pokémon con Lightning Rod. Colpisce sempre Lanturn. Il problema di sto Pokémon qua è che è lentissimo, non ha cure, è un pochettino bulky. Ha Cotton Guard, volendo per fare un set un po' più bulky, però secondo me sta veramente tra le tier C. Non c'è molto modo di farci un team attorno. È lento, quindi volendo potremmo farlo in Trick Room, però chiaramente Abomasnow sta 20 step sopra. Cioè Audino ve lo devo commentare, è la peggior mega in generale, penso in ogni formato. Audino è una merda. Sì, Wish Support, ma cioè veramente utilizzate un Pokémon normalissimo senza lo slot mega se avete bisogno di Wish. E comunque Wish in Battle Tree è terribile, voi volete una cura immediata. Allora, Banette, anche qui stiamo parlando di un Pokémon con tantissimo attacco, sempre fragile, 165 d'attacco mi pare. Il problema di Banette è che è spettro, typing offensivo, ottimo, 165 attacco, tantissimo attacco, quindi Prankster. Ragazzi, perché sto Pokémon ha Prankster? Che cazzo se ne fa?
Cioè, voi volete, va bene, Sword Dance, Furtivo Ombra, quindi Shadow Sneak. Volete andare a più 6 e sparare Shadow Sneak. Ok. E quindi, cioè, non riuscite a settare tutto questo. Cioè, o quantomeno non tutte le lotte. Non ha un setup facile, Vanette. È troppo condizionato dalle sue statistiche. Poi, vabbè, ha Thunder Wave Prankster. Ma ragazzi, state utilizzando un 165 d'attacco per fare Thunder Wave Prankster? Cioè, solo per la statistica d'attacco lo metto qua, ma il fatto che abbia un'abilità inutile veramente lo declassa totalmente. Oh, e qui volevo arrivare. Beedrill. Beedrill è un Pokémon che fa tanto cagare nella sua forma base quanto è forte con la sua Mega. Chiaramente, Battle Tree single, ovviamente, perché Beedrill in doppio non reggerebbe mai. Ma avete accesso a Felstinger per boostarvi l'attacco, U-Turn per riposizionare con un... quant'è? 150 di velocità sto coso? Ora ci do un attimo un occhio, perché sono passati tanti anni da quando sono uscite le Mega, ma mi pare avesse 145 d'attacco Adaptability, non so se ve l'ho già detto, nel caso ve lo ripeto, e mi pare un 150 di velocità o 140, comunque giù di lì. Sta di fatto che è un Pokémon veramente velocissimo. E non avete bisogno di tante mosse, quindi era U-Turn per riposizionarvi, Felstinger per andare direttamente a più 3 d'attacco se uccidete l'avversario. E ragazzi, in Battle Tree, considerando che l'IA non scambia, quel Felstinger vi dà immediatamente un boost della Madonna. E poi avete Xyzor, perché chiaramente se Felstinger non uccide e se non avete bisogno di fare retromarcia, quindi di scambiare Pokémon, Xyzor è l'opzione migliore, può crittare a 80 di potenza, è sempre boostata da Adaptability. Poi, chiaramente, è un Pokémon con due stab veleno, Poison Jab. Questo è il set di Beedrill. È veramente fortissimo con sta roba qua in Battle Tree. Se non sbaglio, al momento il record di vittorie all'albero lotta è fatto con un team appunto con Beedrill, in cui c'è Beedrill, Garchomp, Milotic, Beedrill Lead. U-turn veloce proprio per levarsi dalle palle, oppure eventualmente per ammazzare diretto di Felstinger Pokémon tipo Malamar che è debole, un casino, o tipo ma anche qualcosa non sesciato, tipo un Alakazam Life Orb direttamente a più 3 e poi sweepa da solo. È fortissimo il fatto che sweepi senza aver bisogno di setupare. Blastoise, ragazzi, io non so se sia più o meno forte di Alakazam, sicuramente da tier A. Al momento io non gioco da tantissimo al Battle Tree, ma il mio record di vittoria l'ho fatto con Blastoise. Ragazzi, sto Pokémon qua, sotto Tailwind, sotto Rain, di Zampillo, quindi non mi ricordo come si chiama il Zampillo in italiano e in inglese, era Water Spout, ecco, di Water Spout tira giù qualsiasi cosa. Ora, Alakazam potenzialmente fa più male, però avere Alakazam vuol dire avere un doppio psico e Blastoise invece vuol dire avere più copertura contro i tipi perché avete l'offensiva di Tapu Lele in caso e poi l'offensiva di Blastoise. Ovviamente se parliamo di Tailwind in doppio, stiamo parlando, vabbè, forse Alakazam è un po' più forte però. Se parliamo di doppio, parliamo di Tailwind, parliamo sempre dell'accoppiata Drifblim-Tapu Lele che in quel formato è gigante, l'IA non può far niente per stopparla, non esistono counter, quindi sempre Drifblim setta il suo Tailwind, qualcosa muore, entra Blastoise, eventualmente Drifblim ha anche Rain Dance, quindi potete utilizzare un turno per fare Rain Dance. E poi entra sto Blastoise sotto Rain, bam, Water Spout uccide. Tra l'altro la Rain vi viene comodo anche perché, per esempio, io come altro Pokémon utilizzavo un Cartana Assault Vest. Quindi questi erano i miei quattro Pokémon. E vi giuro, ragazzi, fa veramente le madonne. Ripeto, lo metto... è che è difficile da setappare sto coso qua. Ha bisogno sia di Tailwind che di Rain Dance. Però Drifblim in realtà non va giù. È bulkosissimo in sta gen. Vabbè, lo mettiamo qua. Chiaramente Alakazam ha più potenziale, però, ripeto, siete loccati con due psico. Allora, Blaziken. Blaziken è una tier D. Voi mi direte, ma come? Ma Blaziken è potentissimo. Come fa ad essere... Vabbè, forse tier D, sto esagerando. Ma facciamo in realtà tier D semplicemente per il fatto che Blaziken
averlo mega o averlo normale non cambia niente, perché è lo stesso Pokémon. Ha solamente più attacco, vabbè, ha in generale statistiche più alte, più velocità, più difese, più PS. Però, per paradosso, dovendogli dare la mega pietra, voi lo andate a privare del Focalnastro. E Blaziken in albero lotta è forte proprio per il Focalnastro. Così, tanca un colpo, protegge, va a più 3, più 4 speed e poi inizia a swipare con Sword Dance. Con la mega tutte queste cose non le può fare. Quindi state giocando un Pokémon che viene depotenziato dalla Mega Pietra. Tra l'altro, penso addirittura che è un... Ora dovrei fare i calcoli, però ad occhio mi sembra di ricordare che se date per esempio una Sorbisfera a Blaziken, fa più danni in forma base che in Mega. Che, ragazzi, non ha senso come cosa. Quindi, Blaziken di... O comunque, consideriamo anche che in generale Mega Blaziken è più forte del Blaziken normale. Comunque, state sprecando uno slot Mega. E questo è il problema. Di Mega Pietra ne potete utilizzare solo una. Cioè, potete darla a più Pokémon la Mega Pietra, però potete Mega Evolvere solo un Pokémon. Quindi è totalmente sprecata. Cioè, perché non giocarlo direttamente Sash? Allora, Camerapt, Mega Camerapt. Questo Pokémon è molto simile a Blastoise. Il problema è che ha bisogno di Trick Room, ha bisogno di sole, ha sempre Eruption, quindi avete bisogno di un Trick Room Setter. Il problema della Trick Room è che l'IA in qualche modo può impedirvela. Ci sono quelle partite in cui vincete in lead, perché chiaramente vi va tutto bene settate la Trick Room. Il problema è che non tutti i game sono così e quindi fare tante vittorie come Mega Camerapt è difficile. Ovviamente stiamo comunque parlando di un Pokémon da doppio. Perché beh, è un Pokémon che da solo non fa niente. Non è che potete settare, cioè mettere Mega Camerapt e sperare, non lo so, di vincere in qualche modo. Ragazzi, ha 20 di velocità sto coso. Però chiaramente fa molto affidamento invece sul suo compagno, appunto, Trick Room, su eventuale Torkoal, quindi fare doppia eruzione. Il problema è che è un'eruption ridondante, certo, quella di Mega Camerapt fa più male. Il problema è che se beccate un avversario che ha solo Pokémon Acqua, e ragazzi, sì, in albero lotta succede, poi avete perso la partita. A meno che appunto non giocate Torkoal, giocate qualcos'altro, quindi una lead che vi permette di settare quasi sempre Trick Room e poi dietro Camerapt perché mena e qualcos'altro. Però veramente a sto punto perché non giocare direttamente Torkoal più una mega lenta? Una mega lenta tipo... ma... se utilizziamo il sole, però non ci sono mega lente per sfruttarlo. Vabbè, comunque Mega Camerapt sta in B. È comunque buono perché fa un double target eventualmente sotto sole che è proprio come Abomasnow, tira giù cose. Se state giocando Trick Room comunque in doppio albero lotta, io vi consiglio sempre Abomasnow. Però secondo me Driftblim Lele fa molto più male. È molto più difficile da gestire per l'IA. Allora, Charizard Mega X. Charizard Mega X, stiamo parlando ovviamente di singolo perché è un Pokémon con Dragon Dance. Accesso a Roost, tipo Fire Dragon, quindi fortissimo. Secondo me siamo sotto alla Kazam. Sì. È un Pokémon che appunto con un typing fenomenale. Toadclaw su 130 di base d'attacco. Flare Blitz che fa malissimo. Dragonclaw che fa malissimo. Earthquake. Che non fa malissimo, però è una mossa di coverage. Il problema è che vi sto elencando chiaramente troppe mosse. Perché il suo set invece in Battle Tree sarà probabilmente Fire Punch, Dragon Claw. Perché avete bisogno della doppia stab boostata da Toadclaw. Flare Blitz non la volete perché vi massacrate e basta. E chiaramente Roost, Dragon Dance per andare a boostarvi. È un Pokémon che un po' come Altaria soffre gli status. Quindi se l'avversario ha uno status voi chiaramente non dovete mettere sta bestia. Però è un Pokémon che una volta andato a più 6 sweepa. Sweepa e basta. Quindi ci sta a metterlo comunque in A. Meglio di Altaria, perché chiaramente è un Charizard. Cioè, non è che è un Charizard. Charizard di solito fa cagare. Però questo Charizard qua è bulky, ha tanto attacco, ha veramente poco da dire. Allora, Charizard Mega Y. Secondo me siamo sempre sulla A. È Sunsetter, veloce, ha un attacco speciale molto molto alto. Veramente, ragazzi, non mi ricordo quanto abbia. Mi sembra 151.
Vabbè, facciamo che ve lo cerco un attimo. Mi sembra 151, che sotto sole fa veramente la Madonna di danno. Allora, a 159, ancora meglio di quanto mi ricordassi. Sì, ovviamente Heatwave di sta roba qua fa malissimo. Il problema è che se voi state giocando Mega Charizard Y, avete bisogno di Tailwind. Perché 100 speed non è proprio tanto. Lo state giocando chiaramente. Oddio, lui può essere anche giocato in singolo, però io sono più fan delle Mega che sweepano tutto. Chiaramente forte comunque sia in singolo che in doppio, perché... Sbroccato, proprio come overall in generale. Doppio un pochettino meglio perché si può sfruttare sole anche con l'altro Pokémon, magari con un Venusaur. Però è un po' una strategia niche. Secondo me, forse è meglio di Abomasnow perché non ha bisogno di settare Trick Room. Dai, lo metterei così. Ma comunque, veramente, tutte le mega le sto mettendo alte. Vabbè, però abbiamo una mega che adesso verrà messa abbastanza in basso. Gallade. Quanto ha? 115 di speed, sto coso? 165 d'attacco? Bene, sti cazzi, ha un'abilità inutile, ha una bulky meh, la speed non è comunque così tanta, va a modo di setupparsi con Swordance, penso che questo sia... Non da C perché per carità è meglio di Absol, ma sia una B bassa, sicuro. Ok, arriviamo all'altro Pokémon da D. Ovviamente lui è D come Blaziken. Perché Garchomp è chiaramente più forte senza la Mega. Cioè, la Mega vi occupa lo slot, vi impedisce di dare a Garchomp uno strumento, tipo, boh, non lo so, ma anche una stola scelta, benda scelta. Ma anche assorbi... Vabbè, assorbisfera forse no. Focal nastro. Perché comunque Garchomp sembra abbastanza bulky, però ci sono... Un sacco di situazioni in cui si becca il one hit KO per colpa del suo timing totalmente debole a ghiaccio. E quindi cioè non c'è molto da analizzare. Avete bisogno per sfruttarlo di fare un team. Oddio, è un po' meglio di Blaziken. Perché comunque sto pensando che voi potete fare un team sulla sabbia. E sto coso qua sotto sabbia in doppio fai veramente dei buchi. Oddio, forse l'ho un po' sottovalutato. L'ho un po' sottovalutato. È da B perché comunque. Forse è meglio di Gallade, però. È da B perché comunque in singolo non è sfruttabile. In doppio avete bisogno sempre della solita roba Drift Beam Lele. Però come. Cioè, Drift Beam Lele perché serve sicuramente la Tailwind a sto coso. Avete anche la modalità. Cioè, l'opportunità di sfruttare sotto sabbia. L'abilità di Garchomp di essere più elusivo e basta. Quindi potete anche non mega evolvere, perdete danno ma ne guadagnate in illusione, quindi magari situazioni disperate può essere buono. E allora la B ci sta tutta, la B veramente ci sta tutta. Forse il problema è che avete bisogno tra l'altro di mettere un Tapu Lele con Gravity. Quindi settate Gravity, poi mettete sto coso qua, terremoto colpisce tutti, però colpisce anche voi. È un po' difficile, c'è da pensare su come sfruttarlo, però io penso che in doppio qualcosa si possa fare. Gardevoir, Hyper Voice, Pixielite, non mi viene nient'altro da dire. Tanto attacco speciale, è chiaramente un Pokémon da doppio. Io penso che siamo in B bassa, ma sopra Gallade. Più sfruttabile di Gallade anche in singolo, a Trace tra l'altro. Se Garchomp meglio di... Boh, non lo so, lasciamo così. Comunque sì, è così, è così. A Psichico, eventualmente, non mi ricordo se Draining Kiss esistesse in Gen 7, ma mi pare che sia stata buffata poi solo in Gen 8. Potrei sbagliarmi, correggetemi in caso. Volendo in singolo setup con Calm Mind, il problema è che è lento. Cioè, 100 di... Ragazzi, non è lento, 100 di velocità è abbastanza. Però diventa automaticamente lento se dovete gestire Pokémon con Scarf o Pokémon Mega avversari. Allora, Gengar. Gengar è sicuramente sfruttabile in Parish Trap, in doppio. È sicuramente sfruttabile in singolo, perché sempre Parish Trappa una volta che entra l'avversario non può più switchare. Il problema è che quanto è sfruttabile in singolo sta cosa, considerando che comunque l'IA difficilmente scambia. Secondo me 0, ovviamente Gengar lo dobbiamo valutare in doppio allora. E in doppio, sì, è che i team Perish sono abbastanza difficili. Però
E penso che come Trick Room un modo per fermarli ci sia, tipo l'antisuono. Cioè, se voi avete un team basato totalmente su vinci, cioè nel vincere con Perish Trap, è antisuono come lo aggirate? Oppure, altro esempio, Gengar fa Perish Song, poi muore. Avete bisogno di un altro Perish Trapper? Sì, giocate Gothitelle. Però 4 Pokémon avete, non 25. Quindi sicuramente ai tempi era molto più facile sfruttarlo in VGC che in Alberolot. Però i Pokémon da C io penso che siano peggio. Facciamo che abbasso Gallade in C, al top C, e metto Gengar in bottom B. Allora, Gagli. Gagli stiamo parlando, ovviamente è Gleli. Ovviamente stiamo parlando di un Pokémon che di nuovo perde tantissimo facendo la mega evoluzione. Alt, so che mi state dicendo che Glalie è un cesso assurdo. Ragazzi, no. Glalie in Alberolotta è fortissimo per una semplice abilità che normalmente viene bannata ovunque, che è Moody. Moody vi permette di fare Protect, Substitute, Substitute all'infinito e in questo modo arrivare a più 6 in tutte le statistiche e poi spammare Freeze Breath. Quindi Gleli normale, la sua forma base sarebbe da TRS. Gleli Mega ovviamente perde Moody, ovviamente perde anche gli avanzi perché quel Gleli per setappare tutti quei sostituti ha bisogno di avanzi, però niente, di nuovo. Allora, sicuramente in doppio sono ingiocabili entrambi, un po' più Gleli Mega, giocabile in doppio, però comunque. Un po' comanda. Ci sì, ha Refrigerate. Mi sembra che abbia Refrigerate, vero? Non mi ricordo. Cioè, sono passati tanti anni. Guardo un attimo la verità, ma penso che abbia Refrigerate. Ha Refrigerate, sì, perfetto. Ok, in doppio non sapevo avesse esplosione. In doppio può sfruttare questa esplosione di tipo ghiaccio. Ok, bottom B però prima di Gengar, esplosione con un'abilità 8 fa malissimo. È un po' come Golem di Alola. Golem di Alola con Galvanize fa queste esplosioni che distruggono tutto. Non esistono immunità a ghiaccio. Tra l'altro Mega Gleli mi sembra che abbia anche delle statistiche niente male. Ok, l'ho un po' sottovalutato. Chiaramente in singolo merda, eh. In singolo assolutamente merda. Guardiamo un attimo le statistiche. È un 120 attacco fisico. Ok, gli hanno dato più 40 attacco fisico, più 40 attacco speciale e speed, 100, e speed più 20. Quindi può essere addirittura utilizzato Mixed perché mi sembra abbia anche Hyper Voice. Ok, carino. Penso che sia meglio comunque Gardevoir. Allora, Gyarados. Gyarados con la mega evoluzione va a togliersi la debolezza 4 per elettro. Però va anche a perdere la neutrale su erba. In compenso guadagna la Stabuio, che offensivamente è fortissima, ma viene penalizzato tantissimo. Vabbè, sicuramente forte Mold Breaker che annulla le abilità, quindi Sturdy non esiste, e Valtre, Mo Stamina non esiste. Tutte le mosse che hanno, cioè tutte le abilità che hanno effetto quando si viene colpiti con Gyarados non esistono. Il problema è che sto Pokémon qua non può andare a più 6 direttamente perché non ha una mossa di recovery. Charizard, Altaria e Mega Salamence che vedremo dopo hanno tutti questa possibilità di fare Dragon Dance Roost alternati. Gyarados no. Meglio con la Mega, meglio senza Mega. Chiaramente meglio con la Mega perché su di lui il boost ha senso e vale la candela. Ha un casino d'attacco, guadagna la seconda stab. Non esistono mosse volanti, quindi il tipo acqua volante sul Gyarados normale non è sfruttabile. E chiaramente se stessimo parlando della Dynamax di Gyarados in Genotto sarebbe tutt'altra storia perché quella è rotta. Ma la Mega secondo me no. Quindi comunque meglio di Gengar, ma penso che sia comunque un tier B. Oddio, effettivamente però sto coso qua basta. Basta un po' che Dragon Dance, cioè tipo due Dragon Dance e Sweepy. Non lo so, il fatto di non avere Rusto però è terribile. Dai, lo metto qua, secondo me Gardevoir è un pelo più sfruttabile. Allora, Heracross. Heracross.
L'attacco più alto nel gioco, ottenibile, come statistica, ovviamente non come danni, e non senza contare abilità tipo Huge Power. Attacco più alto del gioco su un Pokémon piuttosto lentino, 75 base speed, 185 d'attacco è vero, ha un'abilità che boh, perché ha pin missile sto coso? Fa bene, ha pin missile. Ok, fa 5 colpi con Missile Spillo che per carità sono 125 di potenza. Fa 5 colpi con Arm Thrust, non mi ricordo quanta potenza base abbia Arm Thrust, ma mi pare 15 in questa gen. Potrei sbagliarmi, ma nel caso ha anche una stab 125 lotta. No, ma mi pare si giocasse con Zuffa, quindi penso che Arm Thrust abbia proprio 15. Quindi vuol dire che 5 colpi di Arm Thrust sono 75, che è terribile. Scusami un attimo. Vediamo, 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 vediamo. Ha 15 di potenza. Ragazzi, 15 di potenza fa schifo. Quindi non potete dargli sta mossa. Beh, forse ha Drain Punch, Heracross? Non mi ricordo. Non mi ricordo se abbia Drain Punch oppure no. Beh, nel caso se ha Drain Punch gliela potete mettere. Il problema è che Bug Flying non è un buon typing. Cioè, non è un buon typing su un Pokémon così lento. Chiaramente. Un ipotetico Mega Beedrill di tipo lotta con tutta quella velocità, con anche la stab lotta, era un pelino forte. Non colpiva gli spettri, però comunque un pelino forte. E ritorniamo al nostro Heracross. Ha Ballet Seed, sempre 125, mossa coverage erba. Cosa se ne fa un Pokémon coleottero di una coverage erba? Boh. Cioè, alla fine la sua abilità è utile solo per pin missile. Non lo so, siamo di nuovo qui tra i Pokémon con tanta statistica offensiva, ma poi poco modo di concludere. Lo mettiamo qua. Però, oddio, forse è un pelino meglio di Aerodactyl. Aerodactyl missa, c'ha questo svantaggio qui. Allora, Houndoom, molto veloce. Abbastanza attacco speciale, anzi, ha molto attacco speciale. Chiaramente, 140 Mega Houndoom con 115 di speed, mi sembra. Controlliamo subito. Il problema è che Mega Houndoom non ha nient'altro. Ok, ha mosse buio, ha mosse fuoco. Comunque le mosse lì fa molto male. 140 attacco speciale, 115 speed, sì. Dicevo, mosse buio, mosse fuoco. È veloce, però siamo sempre in questa tier list di Pokémon inconcludenti. Quindi lo mettiamo dopo Er, cioè sì, dopo Heracross, prima di Aerodactyl. Però chiaramente Absol è meglio perché ha la possibilità pure di setappare. Oddio, forse anche Houndoom perché ha Nastiplot. Mi ricordo se. Vabbè, nel caso avesse Nastiplot, in realtà lo mettiamo qua. Facciamo finta che abbia Nastiplot, poi mi correggete nei commenti. Vabbè, detto questo, stiamo parlando ora di Mega Kangaskhan. Mega Kangaskhan sicuramente in doppio fa i buchi. Ma anche in singolo fa i buchi. Il problema è che in Gen 7 è stato nerfato. Però penso che qualcosa comunque si possa fare. Allora, in Gen 6 sarebbe stato probabilmente TRS. In questa già. No, comunque è TRS, ragazzi. Il fatto di colpire due volte con, tra l'altro, Fake Out, Power Up Punch, è fortissimo. Fortissimo in battle tra i ragazzi. Quindi se ne rimane in TRS. Ha dei return che fanno un casino di danno. Ha Power Up Punch che lo porta direttamente a più 2 d'attacco. È veramente forte. Ora, Latios Latias. Quale Latios? Quale Latias? Devo andarmi a vedere le artwork ufficiali. Vediamo un attimo. Ok, Latias è questo. Allora, Latias, se lo vogliamo giocare mega, ovviamente gli diamo Roost perché è un Pokémon che ha bisogno di setappare ed è tipo Calmind, Roost, Ice Beam, Stored Power. Che è un buon set, per carità. È playable. Ha i livelli, secondo me, di Mega Charizard X. State perdendo lo strumento, sì, ma per una giusta causa. Forse qua. Veramente è più bulky. È un Pokémon comunque con base 700 stat. Latias Mega. Guardo un attimo le sue statistiche.
È un 120 difesa, 140 attacco speciale, 150 difesa speciale. Chiaramente si può fare un set max HP, max difesa, perché il Pokémon ce lo permette, ha un typing difensivo ottimo. Abbiamo questa possibilità di settare Calm Mind a go-go. Abbiamo anche tanta speed, che comunque è 110. Possiamo anche farlo max HP, max velocità. Comunque un 110 base non si schifa. E sì, ragazzi, il set è questo alla fine: Roost, Calm Mind, Ice Beam, Stored Power. Stored Power chiaramente non va a colpire i Pokémon buio. Se beccate contro Bisharp, switchate Pokémon. Cioè, se andate a più 6 e poi beccate Bisharp, probabilmente avete giocato male perché non avete letto il vostro avversario che Pokémon avrebbe avuto. Male, male, male. Allora, passiamo a Latios, che secondo me, spoiler, è un'altra tiera. Latios è molto simile a Latias, sempre Roost, però questa volta abbiamo Dragondance, sempre Dragondance Roost. Si può fare qualcosa di un po' mixed, tipo Dragondance, no, Dragondance Roost va bene, Dragondance Roost, Zenedbat, c'ha sto coso, e Dragonclaw. Allora, considerando il set, è sicuramente peggio di Latias. Guardiamo le sue statistiche. Guardiamo, hanno ovviamente entrambi Levitate, non ve l'ho detto, ma l'abilità è veramente ininfluente. Ha un... Ok, lui è splittato un po' peggio rispetto a Latias, però. Perché... La sua Mega, dico. Il Pokémon normale è chiaramente più forte. Sì, Latios ha sempre il downside di doverlo giocare con la Mega Pietra. E quindi il vantaggio più grande che ricevete è quel 130 in attacco su un Pokémon speciale, però... Quindi sì, dovete giocarlo Dragondance, però non utilizzate la sua stats più forte. Insomma, state comunque utilizzando la Mega Pietra, eh. Però è effettivamente un po' più... Oddio, è più forte di Altaria. Oddio, però prima ho detto Dragonclaw, Zenedbat come mosse offensive. No, Dragonclaw, Terremoto. Chiaramente è meglio. Boh, no, secondo me è peggio di Altaria. Peggio, assolutamente. Typing peggiore. E non ha un'abilità offensiva. Boh, Altaria è molto meglio. Allora, Lopunny fragile. Sicuramente in competitivo è forte perché ignora i Pokémon spettro. In albero lotta, assolutamente no. Assolutamente no. Quindi Mega Lopunny. Sì, Fake Out. Però se vogliamo un Fake Out utilizziamo Kangaskhan, che ha doppio tipo. Chiaramente ha Return, che, non, cioè, che colpisce tutti i tipi. A mosse lotta, colpisce anche Aegislash con le mosse lotta. Il problema è che calcio in volo missa. Pokémon direi da tier C, ma il migliore della tier C, dai. Ci sono i Pokémon comunque che io non utilizzerei mai in albero. Oh, top tier C perché penso che sia un pelino meglio di Gallade. Lucario, allora, adaptability, steel fighting, quindi typing difensivo ottimo. Può essere sia fisico che speciale, ha sia Nastyblot che Swordens. Se lo fate con Nastyblot, potete chiaramente utilizzare Vacuum Wave come priorità, con Swordens invece Pallet Punch. Tra i due cos'è meglio? Dipende dal team che ci fate attorno. Da Tier S è tanto alta per Lucario, secondo me. Sicuramente è molto forte, quindi o è Tier A, forse però è peggio di Alakazam. Però ovviamente stiamo parlando di un Pokémon da singolo. Che non so effettivamente in singolo quanto sia facile fare un team su Mega Lucario. E ragazzi, comunque entra in campo, rischia di uccidere tutto con Close Combat. Sì, forse è meglio fisico perché appunto ha Close Combat Adaptability che tira giù qualunque cosa. Veramente, ragazzi, non lo so. Non lo so perché è potenzialmente sbroccatissimo sto coso. Però rispetto che so, effettivamente sto ragionando, lo mettiamo qua, sto ragionando effettivamente sul fatto che attorno a Charizard e Latias sia più facile costruire un team e approfittare dei loro boost per andare a sweepare. Lucario, però cazzo, pure Lucario sweep. Non lo so, è il Pokémon su cui sono più combattuto, perché sicuramente è forte, dai, lo mettiamo qua. Sicuramente è forte, però quanto?
Cioè, quanto è forte in singolo? Beh, lo lasciamo qui. Allora, Manectric. Si può fare un discorso molto simile rispetto a Beedrill, perché lui è un Volt Switch veloce, quindi riposizionate. Il problema di Manectric è, vabbè, evolve, scatta l'Intimidate, quindi droppa l'attacco. Ripeto, riposizionate, ma i Pokémon Terra sono immuni. Non è che ci piace tanto. Ha Flamethrower, che per un tipo elettro è buono. Ha Hidden Power Ice, quindi ha la core Bolt Beam, così detta. Più Fire, quindi può colpire veramente qualunque cosa. Minimo difensore speciale, sto Pokémon qua muore. Quindi siamo, secondo me, sempre nella tier C. Comunque, meglio di Aerodactyl, ovviamente stiamo valutando. Oddio, però è molto veloce. A Volt Switch. A Volt Switch è molto veloce. Ok, Absol Sucker Punch. Secondo me qui, dai. Ci può stare. Allora, Mega Mawile, subito Huge Power ci scatta in mente. Steel Fairy, typing più forte del gioco, a mani basse. Il problema di Mawile è che è lento come la merda. Abbiamo bisogno di fare Trick Room, abbiamo bisogno di settare Trick Room in Distorto Zone. Cioè, non in Distorto Zone, abbiamo bisogno di settare Sword Dance in Trick Room. Ci piace questa cosa qua? In doppio comunque, carino. Il problema è che Playrow missa. Ovviamente andate più a spammare Iron Head che Playrow. Boh, sfruttabile. Secondo me siamo in Tier B, sfruttabile solamente in Trick Room. Abomasnow penso che sia meglio. Il fatto di avere quelle bore infallibili è forte, ragazzi, è veramente forte. Noi lo mettiamo un po' più prima di Gengar. Allora, Medicham. Huge Power, sempre. Questa volta su un Pokémon un pelo più veloce. Su un Pokémon fragile, però. Su un Pokémon che missa calcio in volo. Possiamo ovviamente dargli Drain Punch. Possiamo dargli, credo, anche Bulk Up. Il problema è che Bulk Up non è una buona mossa. Le mosse forti per setuppare sono Quiver Dance, nel caso di Latias Calmind, Dragon Dance, tutte queste cose che la velocità la fanno alzare. Medicham, oddio, comunque rischia di fare veramente tanti danni alla recovery. Potete magari fare un set un pelino un po' più bulky, tanto non è che bisogna investire chissà quanto in attacco con sto coso. Up Psychocat per non missare Zen Headbutt. Oh, qualcosina di carino si può fare. Siamo in top tier B probabilmente. Cioè in bottom tier B dopo Mawile. Sì. Metagross. Sempre. Ah no, lui forse ha Iron Head. Mi sembra che abbia Iron Head. Ha i pugni elementali. Ha Toughclaws che gli boosta i danni. Però come mossa psico ha Zen Headbutt. Quindi fallisce. Ovviamente fosse stato l'ultimo Metagross. O meglio, Metagross dalla Gen 8 in poi. Avrebbe avuto anche Psychic Fang, quindi stab psico fortissima. Non ce l'ha perché siamo in Gen 7. Psychic Fang ce l'aveva solamente Bruxish. Forse qualcuno lo imparava tramite mossa uovo, ma sembra poca poca roba. Comunque è un Pokémon che fa tantissimi danni. Può anche boostarsi con Power Up Punch. Il problema è che non recupera vita. Non ha un setup incredibile. Fa semplicemente tanti danni a tanta coverage. Io, boh, è facile costruirci un team sopra perché comunque è still Psychic. Secondo me siamo bottom tier B. Ed è strano perché Metagross è un Pokémon della Madonna. Pidgeot è un cesso. Pidgeot è cesso, ma non come Aggron, Audino e Blaziken. Beh, oddio, parliamone. Forse Blaziken in realtà è migliore. Però Blaziken in realtà è il peggiore perché vi state nerfando da soli, non state utilizzando la Mega. Perché potete avere lo stesso risultato con Blaziken normale. Quindi penso che sia così. Pidgeot, ok, no guard. Il problema è che no guard ha effetto pure sugli avversari. E quindi rischiano di farvi Sheer Cold, Guillotine e cose simili sotto il vostro no guard. Non tanto bello. Allora, Mega Pinsir. Bisogna fare un team su Mega Pinsir, chiaramente. Cheat. Allora, Mega Pinsir, tantissimo attacco, Aerilate unita a Quick Attack più Return più Sword Dance.
Se riuscite a setappare con sto coso, siete Dio. Il problema è che sto coso è di tipo normale volante. Eh sì, normale volante, coleottero volante. E coleottero volante è un typing che fa schifo. Fa schifo, 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 schifo. Fa tanti danni, sì, il typing fa schifo. Quindi il suo set sarebbe qualcosa tipo Sword Dance, Quick Attack, Return, Slash Frustration. E eventualmente mi sembra che impari anche Terremoto. Non ha bisogno chiaramente della stab coleottero perché sto poco non colpisce solamente con mosse volanti. Le sue mosse volanti fanno malissimo, però siamo un attimino lì. Dove lo mettiamo? Pinsir? Secondo me ha gli stessi difetti di Absol, però un pelino più forte di Absol perché, oddio, un pelino più forte forse di tutti quelli che sono in questa zona qua. Perché sto Pokémon una volta che si è tappato uno Swordance fa veramente male. Pokémon veloci li va a shottare di Quick Attack. Sì, dai, top tier C. Top tier C mi va bene. Allora, Sablai è un rompicoglioni. Sablai ha Prankster prima di Mega Evolvere, quindi potete sfruttare quella per un po' di turni. Poi ha Magic Bounce. Magic Bounce riflette tutte le mosse di stato all'avversario. Ha Calm Mind per setappare, però state setappando su un Pokémon lento come la merda. Secondo me siamo. Oddio! È un Pokémon da stall. Però non si può vincere di stall in albero lotto. Chiaramente, cioè, il problema dello stall è che stall per girare ha bisogno di 6 Pokémon. Con 3 vi segano le gambe. Sì, vabbè, sto coso qui ha Recover. Ha un typing che è fortissimo, debole solo a Folletto. Ma abbiamo bisogno di un altro Pokémon con Hanawhere. Quindi potenzialmente. O Clefable o Quagsire. Clefable tra l'altro sempre con Calm Mind, quindi doppio Pokémon con Calm Mind. E poi un Pokémon difensivo fisico? Oddio, in realtà già Clefable e Sableye tecnicamente sono difensivi fisici. Non lo so, è veramente difficile gestire un team stall solo contro Pokémon, quindi io ve lo metto addirittura dietro Aerodactyl. Vabbè, lui abbiamo altro da commentare. TRS dopo Beedrill, perché Beedrill abbiamo detto che è il Pokémon migliore in assoluto, e quantomeno in singolo. Però effettivamente oddio, Salamence è forte sia in singolo che in doppio, però. Singolo ha quella roba, la Dragon Dance. Oddio, in doppio è davvero così forte. No, anche lui è da singolo, dai, lo mettiamo qui. Dicevo, in singolo ha Dragon Dance, Roost. Return slash frustration e Earthquake. Colpisce tutto con queste due mosse. Soffre chiaramente Boati. Va più 6 abbastanza facilmente perché comunque ha una bulky della Madonna. In doppio vi può fare Hyper Voice. Dragon Dance, può avere anche un set misto tipo Dragon Dance, Hyper Voice, Return. Molto molto forte comunque, cioè poco da dire, tra tutti i Dragon Dance con Roost lui è il migliore a mani basse. Allora, Sceptile, 145, ah non vi ho detto, forse non vi ho detto che ha Aerialite con comunque stazze offensive della Madonna, ma chiaramente è questo il motivo per cui è così in alto. Comunque Sceptile, abilità inutile, Lightning Rod, tanto attacco speciale, 145, tanta velocità, mi sembra siamo sui 120. 135 forse addirittura. Comunque giù di lì ho 125-135. Mi sembra forse 135. Sceptile Mega Base è un. Sì, no, 145-145. Attacco speciale e velocità sono entrambi a 145. Lo ricordavo molto più lento. E chiaramente questo vuol dire che ha delle difese che sono un buco. Abilità, dicevo. Inutilmente difensiva perché cazzo ce ne frega di assorbire le mosse elettro su un Pokémon Erbadrago. La cosa utile che può fare è bloccare le mosse elettro, magari destinate a un Pokémon che è debole 4 per elettro. Però no. Però no. Però no, non ci siamo. Non siamo tra i bidonacci. Però siamo a livello poco sopra. Oddio, però Aerodactyl missa e coso è lentissimo.
Scizor sicuramente un Pokémon da tira. Sword Dance, innanzitutto 150 base attacco, mi sembra. 150 base attacco, Technician. Conviene fare la Mega su Scizor per il semplice fatto che sì, Scizor normale è lo stesso Pokémon, ma il boost difensivo che prende Scizor Mega e il boost offensivo sono senza senso. Quindi sì, sono lo stesso Pokémon, però quel boost nelle statistiche è veramente eccezionale. Allora, abbiamo capito quindi che l'investiamo a Roost, a U-Turn per riposizionare, a Bullet Punch, quindi Bullet Punch, U-Turn, se non mi piace U-Turn, Bug Bite che fa 90 di potenza. Il problema è che, boh, lento però la priority, quindi in realtà non ci sono veri e propri problemi. Oh, forte lui. Molto facile tra l'altro setuparlo, molto facile farci il team attorno. Lo mettiamo qua. Penso comunque prima di Lucario. Boh, ma Lucario fa danni a prescindere. Però è fragile. Scizor invece è bello bulkoso. Vabbè, lasciamo così. Allora, Sharpedo. Sharpedo, perché? Ah, è vero, abbiamo detto che sono in ordine alfabetico, chiaramente. Perché Venusaur è ultimo? Perché siamo in ordine alfabetico. Sharpedo mi sembra che abbia speed boost normale, poi ha Strong Joe. Le mosse Joe falliscono, quindi non ci piace come cosa, però ha Crunch non fallisce, ha Waterfall, non ha modo di setappare. Quindi siamo sempre tra i Pokémon che hanno tanto potenziale offensivo, ma modo di concludere zero. Meglio di Banette sicuro, meglio di Ampharos sicuro, semplicemente perché ha speed boost. Quindi lo possiamo giocare anche Adamant. Voi mi chiederete, ma cioè, Sharpedo è palesemente un Pokémon peggiore rispetto a Blaziken. Ma io ve l'ho detto perché Blaziken è finito così in fondo. Non state giocando la Mega. Allora, Slowbro, 180 di difesa. Non può essere crittato per Guscio Scudo. Senza la Mega ha comunque possibilità di scambiare e fare. E attivare Regenergia. Una volta Mega evoluto, lui non subisce danno dalle mosse fisiche. Una volta mega evoluto, settiamo a Raffica Calmind. Il problema di questo Pokémon è che è debolissimo a Toxic. E Toxic, ve l'assicuro, in Albero Rotta è veramente tanto tanto comune. Comunque, questo Pokémon è buonino, buonino. Distorto Zona non ha senso metterla perché lo state giocando in singolo. Quando si parla di setup così pesanti che richiedono 6 turni, stiamo parlando sempre di singolo. E forse ha un pelino meglio di questi, un pelino meglio di Gyarados perché ha Slakoth. Ovviamente il set sarebbe, oddio, meglio di Gardevoir, meglio di. Sapete che forse lui è il top tier B, però dopo Latias. Top tier B, ma dopo Latias. Cosa stavo dicendo? Non mi ricordo. Comunque. Sì, se parliamo di Pokémon che hanno bisogno di 6 turni per setupare, sempre singolo, in doppio volete roba che fa danno magari anche ad area immediato. Quindi, anche se non mandate capo ai Pokémon avversari, l'importante è ridurli a vita veramente bassa. Stilix non aveva ancora Bodypress, altrimenti sarebbe stato un buon Pokémon. Perché, minchia, Bodypress con 230 di difesa base, voglio proprio vedere. Tra l'altro avrebbe avuto accesso anche ad Iron Defense. Senza Bodypress sto Pokémon è un cesso incredibile. Sì, è un po' d'attacco. Relegato a Team Sand. No, secondo me siamo davanti a un altro cesso. Ma davanti a un altro cesso pesante, eh. Meglio di Aggron. Aggron ha filtro. Aggron ha filtro, quindi non subisce vere e proprie mosse super efficaci. Sì, peggio di Aggron. Swampert! Swampert è il miglior Pokémon che possa abusare di Rain, quindi sicuramente in un team Rain l'ho andato a sfruttare, sia singolo che doppio. È un Pokémon che ha anche accesso a Curse, quindi può swipare di Curse. Il problema è che sì, siamo sull'A per la sua versatilità principalmente, non per altro, però forse è il bottom, ma no, meglio di Abomasnow perché non ha bisogno della Trick Room. Meglio di Charizard Y, vedo un po' più facile. Sì, dai, lo metterei qua. Ragazzi, Rain Dance con accesso a Power Punch è veramente figa. Allora, Tyranitar di nuovo. Dragon Dance.
Comunque, state giocando un Pokémon senza la Mega. Sì, la Mega gli boosta tanto le statistiche, non ha però recovery. Questo è il suo problema, un typing di merda. Perché Rock Dark fa veramente schifo. E quindi siamo nella stessa situazione di Gyarados, lo metterei in basso, semplicemente perché è un pelino peggio. Venusaur uno Stoller. Possiamo magari utilizzare un Pokémon con lui che possa andare a più 6 in una statistica. Poi sweepare, ovviamente questo Pokémon non deve avere la Mega, quindi non deve essere Salamence. Non deve essere Latios, non deve essere Slowbro, non deve essere lui, Charizard, non deve essere, beh, nessun setup. Il punto è che comunque Venusaur con grasso spesso è un ditaccio nel culo, è un ditaccio nel culo, debole solamente praticamente a Psico, Terra no perché fa neutro, Psico sì. Fuoco no perché abbiamo grasso spesso, ghiaccio no perché abbiamo grasso spesso, Coleottero no perché siamo anche veleno, volante sì, volante psico, debole solo a volante psico, a parassiseme, a sintesi, il problema è che permette ai Pokémon avversari di setappare veramente facilmente. Cioè voi pensate, state utilizzando Venusaur e davanti avete contro un Pokémon che setappa tipo Latias. Anche poi l'altra cosa brutta di Venusaur è che se l'avversario vi mette un sostituto voi non lo rompete più. Perché chiaramente è facile reggere sia stab che erba che veleno. E quindi Venusaur sì, carino, da tier A forse in fondo alla tier A. Quindi io sono abbastanza soddisfatto in realtà della tier list che è venuta fuori. Penso che questo sia l'ordine. Ditemi cosa ne pensate nei commenti, correggetemi se ho detto qualche cavolata. E che dire, noi ci rivediamo a un prossimo video. Ciao ragazzi! Probabilmente avrò sbagliato su qualche Pokémon le stats, ma me le ricordo approssimativamente. Un po' come Sceptile e il 145 Speed, che credevo fosse 135 o addirittura 125. Comunque, ciao ciao!